andiamo a conoscere adesso un'attività veramente storica, un'attività di quartiere. Parliamo dell'Edi Bar, ci troviamo nella zona Talenti, a via Franco Sacchetti. Abbiamo con noi Luca Moroli, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, allora Luca, dicevo attività storica perché dagli anni 70. Sì, noi siamo stati penso i pionieri del quartiere. Mio padre ha aperto veramente quando c'erano due palazzi soli nel quartiere, insomma, quindi perché siamo... è un quartiere questo di Talenti che io, come ti dicevo prima fuori onda, insomma, sento spesso per iniziative, per attività, per cose, insomma, questo quartiere Talenti che conosco, ma certo. Come sai i quartieri di cui se ne parla, no? Perché negli anni piano piano è cresciuto molto, hanno costruito tanto, poi ha influito molto la zona Porte di Roma, insomma i centri commerciali, infatti, quindi sicuramente comunque sicuramente il quartiere, forse per noi che ci viviamo dall'inizio anche troppo, perché forse prima era un pochino più un quartiere verso la zona un po' periferica, c'era un po' più di verde, adesso insomma c'è un po' di meno, anche troppo forse, però insomma. Bene, comunque voi siete una realtà importantissima di riferimento, perché dagli anni 70 Lady Bar offre tantissimi spunti per quanto riguarda il settore della ristorazione. Noi nel nostro bar diciamo prevalentemente curiamo molto il settore della pasticceria, siamo molto famosi in zona per i cornetti, per la colazione, e oltretutto facciamo anche un servizio di tavola calda, facciamo mangiare fatto in casa, come si dice, cioè abbiamo una cuoca da quegli anni che continua a fare gnocchi a mano, quindi da quegli anni lì. Dal 75 che sta con noi. Ci abbiamo anche altre persone al banco che sono 30 anni che stanno con noi, quindi è un po' un posto dove veramente un ambiente di ritrovo, Ci sono dei tavolini interni, quindi le famiglie spesso vengono, cioè si può prendere un tè, insomma. È un posto abbastanza tranquillo, più diciamo un posto per famiglie che dove trovano un po' veramente di tutto dalla mattina, appunto, dicevi i nostri cornetti fino a che ora sostanzialmente adesso con l'estate, magari l'estate noi non chiudiamo tardi, perché aprendo alle 6:30 la mattina, diciamo verso le 9 chiudiamo, perché anche perché pure noi un pochino ci dobbiamo riposare, diventa un po' troppo. Però insomma il pomeriggio c'è un po' di anche la gelateria che curiamo abbastanza, e quindi diciamo che invitiamo le persone con diverse cose, quindi poi questa cosa ci è riconosciuta, devo dire, in zona. Infatti, insomma, tra l'altro lo spazio è tanto. Sì, è importante per essere un bel bar molto grande, poi rinnovato in stile antico, tutto in legno, in radica, insomma, ci abbiamo addirittura dei dipinti sul soffitto, insomma. Questo noi l'abbiamo rinnovato nel 93, calcola il bar, quindi già dal 93 che ha questa caratteristica. Pensate. E quindi bene, Luca. C'è spazio anche fuori oltre che dentro, ma no. 200 metri quadri in due piani, che sono? No, ce l'abbiamo di io ho incluso anche la zona poi pasticceria e cucine, che è normale che insomma quello è un altro locale dietro alle spalle, però insomma sarà un centinaio di metri come spazio tra banconi e tavoli interni. Ci abbiamo i tavoli interni, purtroppo i tavoli esterni non possiamo metterli perché siamo in prossimità della strada, una curva, quindi è stato sempre Ma sembra insomma compensate benissimo. Compensiamo con l'interno, certo. Benissimo, ragazzi, allora Lady Bar, per chi è di Talenti ha bisogno di poche presentazioni, però magari per chi passa da quelle parti o per lavoro o comunque. Guarda, io consiglio a tutti di venire a assaggiare un po' i nostri cornetti, che sono un po' un must della zona, insomma, quindi invito un po' tutti quelli che non ci conoscono a venire a fare una colazione, è un ambiente molto tranquillo, molto piacevole, insomma. Bravo Luca, ben detto. Beh, io poi sono un cornettaro, roliamo da morire i cornetti, meno male che mi limito, insomma. Benissimo, allora la zona poi è quella di via Franco Sacchetti, ovviamente anche lui ha ricordato i cornetti, ma la cucina primi piatti, insomma. La cucina storica, insomma, noi facciamo gnocchi, trippa, polpettoni, cose così, proprio la cucina classica romana. Non me la lascerei sfuggire. Per ovviamente magari ricordarvi Lady Bar quando passate dalle parti di Talenti, cliccate un bel mi piace su Facebook, scritto perché ci ascolta dalla radio, Edi con la Y finale Bar, questa è l'indicazione. Mi raccomando, una zona
poi una via molto conosciuta, via Franco Sacchetti 116-122 a Roma Talenti. Luca, vogliamo ringraziare, salutare qualcuno del tuo staff, della tua brigata? Ma saluto naturalmente tutti i miei dipendenti e saluto mia madre, che comunque ancora mi aiuta molto, insomma, nell'attività, perché il tempo è sempre poco, e quindi insomma ringrazio tanto di questa magnifica attività, insomma. Benissimo, Luca, grazie. Prego, grazie a voi, un saluto.